Ciao! Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft insieme ad una piccola pulce che si è instaurata nel mio cappello di Natale, anche se in realtà oggi è tipo metà gennaio, ma stiamo pre-registrando questi video qui. La pulce è esplosiva. Pulce, ma amici, a te ha a mio comprato. discapito posso dire che noi stiamo registrando questo video il 27 dicembre, quindi bravo, ricostruisci tutto, quindi il cappello di Natale è per quello. Oggi siamo tornati nelle nostre scasine, scasine con la S ovviamente piccolissime, in cui dovremo fare passaggio e nascondere il nostro blocco di diamante da piccolissimi. Questa qua dietro è la mia casa, che è molto carina. Logo invece ne ha un'altra enorme, tutta steampunk, poi la Molto vedrete. bella. Abbiamo all'incirca i 10 minuti soliti per costruire la casa e poi affrontiamo io tuo, tuo mio. Quindi appena vuoi possiamo Ho partire. già iniziato, ho già fatto la prima cosa, bellissima. No, ho detto appena puoi. Vabbè, ok, hai iniziato. Allora, io ho un problema già di base, ovvero che per entrare non si può entrare, perché qua si fa per forza saltare, ma non puoi saltare con questo pupino. Quindi dovremmo fare o del Picata! parkour o qualcosa per entrare. E siccome parkour limitato, grazie, siccome faremo il parkour Parkour limitato, illimitato, va bene, parkour no, illimitato. parkour con la L di limitato. Parkour no, io sinceramente, siccome non voglio il parkour per me, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso, quindi non lo farò neanche a loco. Bravo, Userei segui la un... regola d'oro. Certo, perché io sono una persona buona, non sono cattivo e faccio il parkour cattivo. O perlomeno al momento non l'ho ancora fatto. Ok, questo è l'ingresso. Ora qui facciamo una cosa di questo tipo in modo tale che si capisca che c'è qualcosa che non va. Lui va Io qua, la bla scorsa bla bla volta e ti avevo messo via. tante frecce. Sì, avevi Adesso non te messo metto più neanche tante una. frecce. Vabbè, però la scorsa volta hai fatto anche tanto parkour tu, io ti ricordo, eh. Allora, una volta entrati dentro la casa, quello che volevo fare era giocare con questa qua. Che per chi non lo sapesse. Ok, avete capito come funziona questa cosa, no? Quindi, come facciamo? Direi di prendere delle cose normali che mettiamo un po' sparse in giro, tipo un paio qui. Ne mettiamo tipo un paio qua attaccate sulla colonna. In questo modo qua così si mimetizzano, se così vogliamo. Ma in realtà una di queste, ovvero questa qua, io farei, sperando che sia perfetta. È perfetta. Attiverà la caca. Fetta. No, è una Oh, la fetta. caca no, perché attiva la caca? Però aspetta, se questo fa così, il segnale di redstone lo manda qua, vero? Farò un esperimento. Sei, facciamo così, vediamo se va. Perfetto, funziona. Pro, tutto pro, Pro, perché perché sono un pro, no, capito? Sono un io pro. pro, io pro. Ma tu no, Allora, tu questa no. incredibile, aprirà questa cosa qua. Quindi facciamo un bel set Questa, qua apri e una, facciamo così. Sì, tipo che alla fiera mio padre comprò. Ricordiamoci Ok. che questa davanti al carpet non mi ricorderò mai, però ovviamente premendola succederà questa cosa qui, quindi mettiamoci il comando. Ora, qui sotto, un po' come Harry Potter viveva nel suo, noi faremo un posto in cui vivere dentro il nostro Ah, io sgabuzzino. in realtà non sono contento in casa. Cioè, sto facendo tutte cose fuori casa al momento. Teoricamente, vabbè, puoi farlo, basta che non fai parkour, per favore. Ti chiedo davvero, per Penserò, ci favore, penserò. no. Facciamo così, se fai il parkour, il tuo timer parte con un minuto in più. No, allora non faccio parkour. Bene, mi piace. Ok, entri facendo Lascia che il mio così. trono, Nico, c'è un trono qua, è tutto mio. Sì, te l'ho data apposta quella casa. Ah, Vabbè, certo. sì, ovviamente sì. Qua In lui realtà prima del video ho scende. detto te la do perché mi piace più la mia. È vero, era effettivamente più bella la mia. Comunque, dicevo che questa è la cosa giusta da fare, ma giustamente ci sarà da fare anche qualcosa per depistare un pochettino, tipo questa cosa qui, così, giusto per essere un po' infami. Sto A facendo delle posto. trappole incredibili, Nico. Cioè, ci cadrei dentro e direi no, sono caduto nella trappola. Bene, se vuoi dopo lo dico. Basta che non mi fai dire no, c'è il parkour. No, 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 non c'è parkour, forse. Cioè, potrebbe esserci in realtà. Mettiamo questi blochi qua, giusto per rimanere in tema Locolochis. Orribili, Ovvero un proprio come blocco piacciono a lui. bellissimo. Cosa? No, in realtà è un blocco orribile. Ora, una volta ho finita questa zona, ci sarà Sbam che ti porta a Sbam, che qui ci sarà uno Sbam che ti porta su. Quindi devo Non ho prendere le capito chi è coordinate. Sbam. Devo parlare in cryptic code, perché sennò mi capisci. Quindi facciamo così. Qua copiamo le coordinate e il command blocks lo porterà qua sopra. Anzi, per essere ancora più infami, ti è. Guarda, così, di modo tale che... Avete capito? Cioè, tu fai click e click. Ok. Una volta giunti in questo bellissimo livello qua sopra, dobbiamo togliere le scale perché altrimenti si può arrampicare. E noi non vogliamo che succeda una cosa del Io genere. non lo farei mai. Tu lo faresti proprio. E in questa stanza io nasconderei il necessario per creare le scale. Così sarà lui stesso a dover craftarle. Quante scale dà un crafting di scale?
4 o 6, se non mi ricordo. Vabbè, in ogni caso bastano comunque 1, 2, 3, 4. Questi li abbiamo messi. Poi mettiamo 5, 6. E l'ultimo lo mettiamo invece, direi, in questa zona qua. Con questo facendo il 7. Perfetto. Però qua sono obbligato a fare un po' di parkour, per forza. Perché non si può fare altro. Vabbè, sono tre salti, dai, su. Se li sbagli sei una capra. Quindi qui questi tre sono fattibili. Quello è fattibile, quello è fattibile, quello è fattibile. L'unico che potrebbe essere non fattibile è questo qua. Ma io direi di fare una cosa semplicemente così. E anche questo dovrebbe essere raggiungibile. Poi si crafta la scala e se ne sale sopra al piano superiore, dove, in fin dei conti, ci sarà il nostro tesoro. Ovvero, facciamo una cosa cattiva però, una cosa abbastanza cattiva e infame, perché troverà soltanto questa cosa qui. Così, sbam e sbam, e qui dentro lui avrà il suo grandissimo diamantino. Ok? È chiaro questo, no? Però è chiaro come il sole, non credo sia chiaro, il sole è abbastanza caldo e incandescente. Queste qui, queste bellissime, mi muto, scusami perché sto parlando in modo criptico. Sound muted. Queste coordinate saranno nascoste in questo foglio di carta che andranno ad indicare questo blocco qua in cui c'è il diamante. Però queste coordinate lui le troverà soltanto alla fine. Dove? Dentro una cobweb, perché sono una persona davvero cattiva. E per essere ancora più infame, dove la posso mettere la cobweb? Tipo questa qua, però devo fare così. E così, bene. Dentro questa cobweb ci saranno le coordinate. Ma siccome io sono cattivo, gli farò credere che il diamante lo dovrà craftare. Come? Nascondendo 8 diamanti. Quindi tutti tranne 1, 3, qui c'è il quarto, 5, 6, e infine 7, e infine ho droppato i diamanti. E infine, dicevo, 8. Quindi lui troverà 8 diamanti, dirà: cavolo Nico, ma come faccio a craftare il blocco che me ne servono 9? E io gli dirò: ma loco, magari stai sbagliando qualcosa. Quindi andrà a cliccare sulla ragnatela, troverà le coordinate e dirà: no vabbè, non ci posso credere. E già che ci sono, gli faccio anche una via di uscita che gli permetterà di andare direttamente alle coordinate che lui tanto desidera. Solo che qua ci sono cose strane che io toglierò in questo modo qua, molto rude. Eccoci qua, lui scende da qui con calma e si va a prendere la sua bellissima cosa. Mi manca giusto un pezzettino di acqua qui sotto. E secondo me abbiamo fatto una bella cosetta. Anzi, sound resumed. Ti dico che io praticamente ho finito. Anch'io ho finito, nascosto Nico, le cose nascondibili. E tutto questo per darti una mano a uscire in caso dovesse servire. Non si sa mai. Bene, ultimato ufficialmente. Hai finito anche tu? Anch'io, sì, ci sono. E allora bisogna affrontarci. Arrivo subito. Sono davanti all'umile dimora di Loco, che devo dire essere bella, grande e maestosa. L'ho fatta io, grazie. Non è vero, sono schematiche che troviamo su internet. Direi che possiamo iniziare ufficialmente ora. Timer partito. Adesso si parte. E qui abbiamo una cosa che secondo me mi permetterà di salire. Tipo così. Non mi sembra dare abbastanza slancio per salire. Non devi credo usarlo, che... devi usarlo bene, forse? E chi lo sa usare? Mi ero finito dentro il blocco. Com'è non che saltare! Non sto saltando. Non ho saltato, eh! Io l'ho fatto prima! No, vabbè, ha fatto già la cosa impossibile. Cioè, bisogna già guarda, aggiungerci... così, va bene, così. Bisogna aggiungere già 20 minuti al timer perché ha fatto robe infattibili. Oh, va bene? No, perché da qua come salgo ora? Allora, eccoci qua. Che devo... Ma questo blocco è buggatissimo, sbaglio? Boh, vabbè, è invisibile ma si vede. Bene, lì vedo già un ingresso. Siamo già dentro la umile dimora. Gente, dove? Scusa, non ho capito. Come... No, ci non siamo dentro. Di nascosto? Questo è chiaro, ci sarà un ghost block da qualche parte. Però qui non mi sembra esserci un ghost block. Lì c'è un target. Però io non ho un arco, quindi dovrò trovare un arco. Ci sarà non qualcosa per forza, di cliccabile? L'arco. Non per forza l'arco. Un uovo? Un ender per dentro l'anvil. Ah, bravissimo Nico. Però aspetta, ora devo andare lì con l'ender per dove c'è la cosa. Dove c'è il target? Ma dove c'è il target? Forse, magari no. No, loco, c'è un problema. Cosa? E io ho l'ender per modificate. Perché? Sei arrivato. Ah, vabbè, bravo. In qualche modo sono arrivato. Davvero non vedi il passaggio? No. Dico, guarda dove sto guardando io. Ah, lì c'è un passaggino, è vero, eh? Allora, qui abbiamo una cesta e un anvil. Con il sotto non è come sembra. Allora, il sotto non è come sembra. Che cosa significa in italiano? Non lo so molto bene. Maga, ah, sotto del tavolo forse. Non dirmi che sono finito in un posto in cui non devo finire. Oh. L'ho dimenticata aperta. Non dovevi andare lì. Non dovevi andare lì. L'ho dimenticata aperta. Perché ho levitation? Avresti dovuto perdere tutto il tempo.
cosa dovevo fare, caro Locoloki? E dovevi cadere in buchi e trappole ovunque. Invece no. E così è tagliato metà mappa, praticamente. Questo è un problema grave. Ma aiuto, non finisce più la levitation. Devo rimbalzare qua. Adesso finito, tranquillo. Allora, lì sopra vedo una chest che sarà sicuramente fondamentale. Qui cosa c'è scritto? Vuoi il blocco di diamante? Craftle. E non ci stava, craftalo. Va bene. Allora, qua c'è un altro barrel. Siamo a 7. Qui dietro c'è qualcosa. Ne mancano solo due. Avrà nascosto un barrel qua per forza. Mi hai fatto a capirlo. Però, aspetta, devo prenderlo da qua sotto, tipo. Eccoci qua. E l'ultima potrebbe essere la chest. Che magari si attiva con quei pulsanti, mi dà una levitation. O un jump boost. Dubito. Dubiti? Io li proverò a premere comunque. Ma ho il blocco di diamante. Tu sei troppo fortunato comunque, ti giuro, sei troppo fortunato. C'erano solamente i bottoni. Erano solamente 8 diamanti in giro, solo 8 diamanti in giro c'erano. Vabbè. Era un troll. Ci sta. Tipati pure qui e premi il pulsante, spawn point, tutte quelle cose lì, ti do anche la carne, tieni, prenditela tutta. Quando dici via, partirà il tempo. Via, lo dico io, va bene, perché ho capito l'andazzo, sono qua. Allora, abbiamo Locolokis che è partito. Vabbè, e io ti cagare, dico... va. Cosa è successo? No, quelli sono inutili. Pulsante. Sono dei sassolini che erano in mezzo al percorso. Lì c'è una piscina, perché alla fine le piscine sono importanti. Hai fatto apposta lavarsi la piscina o no? Boh, magari è un troll, magari non è un troll, chi lo sa. Aguzza meglio la vista, usa gli occhi, quello è un pozzo d'acqua. Un blocco fuori posto. Aguzza la vista. Allora, tutti sono in una direzione. Ma vedi che sono un po' basso? Tutti sono in una direzione. Uno non è nella direzione. No, no, no. Sì. No. Cosa stai facendo? È questo il blocco che non è nella direzione giusta. Vabbè, a cagare, va. Va bene, sei ufficialmente dentro casa. Grazie. Benvenuto. Oh, mi sono dimenticato anche una cosa. Ma fortunatamente l'ho fissata in tempo. Questa stanza... a qualcosa. Io ti dico che prima stavo parlando di Harry Potter. Quindi Harry Potter che cos'è che fa? Alle scale piace cambiare, quindi qua manca una scala, o sbaglio? No. Però c'è qualcosa che fa cambiare le scale. Magari le torce le vedo un po' fuori posto in questa zona. Dai, la leva! Potrebbe esserci una torcia leva. Ma quale? Qual è la torcia leva? Dov'è? Oddio, non lo so. Sarà una di queste probabilmente. Forse è quella lì che sto inquadrando. Ho cliccato qualcosa. Io osserverei bene l'ambiente circostante. A parte che ti sei messo l'armatura e non ho capito perché. Però vabbè. Boh, era bella. Le scale al sottoscala piace cambiare. Al sottoscala piace cambiare. Da dove ti è uscita questa? Prima ti ho detto che c'era Harry Potter che viveva nel sottoscala. Eccoci qua. Un labirinto. Benvenuto. Questo è un labirinto. Però vicolo non buio. So. Potrebbero essere vicoli ciechi, si dice comunque. Però se osservi bene c'è qualcosa di strano. E c'è qualcosa di basso, cioè è più basso. Oppure è qualcos'altro ad essere... No, non è quello. È la terra a essere alta. Bravo, bravo. Però a modo sei finito. È un casino. Sotto. È un casino, come si fa ora? E non si sale più. Cavolo, ogni tanto la cosa che cerchiamo è proprio sotto il nostro naso. Cos'era? Un pulsante blocco? Era un pulsante blocco. Ora devi salire in mansarda. Ma come mancano ci sale? Le scale. Vabbè, le craft, easy. Cioè c'hai tutti perché gli stick. Perché ci sono dei stick a caso. E no. Magari devi craftare le scale. Non era molto... Dove sei finito? Sta tranquillo. Non vabbè. Posso prenderlo! Perché non puoi prenderlo? Vabbè dai, te lo prendo io. In realtà devi raggiungere quel parkour. Vado su un buco. Sali sopra, muoviti. Intanto ti do questi quattro che hai trovato. Trovato! Ciao a tutti! Va bene. Adesso ma non mi basta per salire! Sì, devi farti la crafting... La cosa. Ti sei fatto le ladder? No, ma non mi basta per salire, mi da tre! Te ne danno 6, mi hai detto prima. 6. Guarda quante ce ne danno. Sono 3. Davvero 6 stick danno 3 ladder? Sì. È un furto Minecraft, c'è l'inflazione. Va bene, benvenuto nella mia mansarda. Da un po' che non puli, vai, devi diamanti. Sarà veri questi diamanti o saranno finti? Qua c'è un passaggio. Dove entrarci o prendere diamanti? Secondo me prima del passaggio, ti serve qualcosa. Attenzione, te lo dico. Prima del passaggio ti serve qualcosa, se no non troverai mai il diamante. Però un diamante ne servono 8. Saranno 9. Sono 8. Quanto sei simpatico. Abbiamo fatto la stessa cosa senza neanche parlarci. Quando mi sono mutato ho detto esattamente quella cosa lì. Vabbè, io cliccherei qualcosa. Non so te. Cosa clicco? Qualcosa, le non cobweb. Dei muri. Sì, io cliccherei quelle, sai. Magari altre cobweb nella zona qui. Dove sei? Questo. Coordinate. E che dove porteranno queste coordinate? Ora puoi uscire se vuoi. Esattamente all'ingresso che avevi prima.
Cioè, da quel buchetto lì. Oh, l'ho rotto. Vabbè, puoi passare di lì comunque. Il blocco di diamante, dove diavolo è finito? Fai il water drop se non muori. E forse ecco morire. Ecco cosa è la piscina. Forse morire potrebbe servirti, sai? È zitto. No, e sono serio, potrebbe servirti. Mi porto lo spawn. E? C'hai le coordinate di un blocco tu. Di questo blocco. Questo blocco. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Però questa volta sappiamo chi. Va bene.